Ci troviamo a Caltanissetta in via Pietro Nenni 20, MyFit Center, con noi Salvo Pioggia. Come tutti ben sapete, le palestre dopo tantissimi mesi di chiusura hanno riaperto d'estate. Ovviamente l'estate non è andata un granché per le palestre, perché soprattutto col caldo torrido di quest'anno poca gente è andata in palestra, hanno preferito altro. Adesso sta partendo l'autunno, quindi come vi state organizzando per questa stagione 2021-2022? Sì, ripartono le attività nel centro sportivo MyFit Center dopo un'estate abbastanza complicata, data appunto dal caldo. Molti hanno pensato solo ed esclusivamente alle vacanze, ed è giusto, alla fine che sia così. Riparte la stagione 2021-2022 con il prolungamento degli orari di attività. Infatti, faremo dalle 8:30 alle 22, a partire appunto da ottobre. E con tantissime nuove attività. Abbiamo cercato di allungare appunto il periodo di attività, quindi gli orari, proprio per dare spazio a chi lavora di poter venire nell'orario di pranzo. Per molte famiglie, appunto, riuscire a fare durante il pomeriggio, portare sia i loro figli che allenare se stessi, quindi il genitore stesso, facendo appunto dei pacchetti ideati per loro. State anche organizzando delle attività riferite ai bambini? Sì, stiamo puntando molto sui bambini. Partirà psicomotricità, è un'attività rivolta ai bambini dai 3 ai 7 anni. È un'attività fantastica perché li aiuta a crescere effettivamente attraverso il movimento, attraverso l'espressione, il dialogo con il proprio istruttore, e quindi è un'attività fantastica. Oltre all'attività della sala corsi, danza, Pilates, sempre la danza è rivolta ai bambini, quindi il Pilates, la difesa personale, c'è anche quest'altra attività che è appunto psicomotricità. Alle nostre spalle scatta e tagga. Che iniziativa è? Scatta e tag è un po' rivolta ai giovani, ecco, che utilizzano molto, un po' come noi, i social, quindi Instagram, Facebook. È un'attività che serve per la condivisione, appunto, del benessere, perché chi viene nel nostro centro sportivo, può benissimamente notare su se stesso il benessere, quindi va a ogni qualvolta scattare e taggare il centro e far vedere appunto la salute, il benessere che si prova, no? A fine allenamento o durante le sessioni di stop qui in sala d'attesa, dove possono fare il loro break, quindi è una cosa molto carina organizzata per tale fine. Una domanda, state avendo problemi per il Green Pass oppure no? Diciamo che la popolazione adesso, con l'avvenire dell'autunno, si sta cominciando ad attrezzare con i vaccini e quindi per avere il Green Pass. La funzione del Green Pass è proprio quella: da un lato aumentare i vaccini, dal lato consentire all'attività di restare in vita e lavorare. E il problema c'è stato fino a agosto-settembre, che molti pensavano alle vacanze, giustamente essendo all'aperto il Green Pass non era obbligatorio. Adesso che arriverà l'autunno e quindi l'inferno, stare nei locali al chiuso, quali i ristoranti, o lo stesso le piscine, le palestre, come ben sapete, bisogna averlo. Quindi è un riscontro, diciamo, positivo che stiamo avendo nelle ultime settimane, quindi si stanno attrezzando e spero che non ci siano problemi con il Green Pass. A ogni modo, al momento, fino a quando le giornate ce lo consentono, facciamo delle attività dei mini gruppi, quindi 2-3 persone massimo all'aperto, quindi sotto i portici ci consentono di fare attività per chi non avesse il Green Pass. Ma penso che sia una cosa che col tempo, con le settimane a venire, scemerà, perché sia il tempo peggiorerà e col Green Pass torneranno dentro obbligatoriamente. Avevate chiuso a ottobre, avete riaperto il 15 giugno. I danni sono stati incalcolabili perché avete perso tutta una stagione. Dal 15 giugno ad oggi, com'è andata? Dal 15 giugno ad oggi è stata molto pesante, perché molte persone appunto fermate dalle chiusure Covid,
alla riapertura hanno, come dicevo poc'anzi, pensato, no, alle vacanze, a svagarsi, ed è giusto che sia così. Quindi è stata dura, il rientro in palestra, la riorganizzazione di tutte le attività, proporre nuove attività che man mano ci saranno, quindi siamo aperti anche a nuove collaborazioni sportive con tantissimi colleghi. Abbiamo potenziato i nostri sistemi anche di aggiornamento. È stata dura, però dobbiamo essere positivi e guardare il futuro. Non diciamo positivi, diciamo ottimisti, e speriamo che non ci siano più chiusure. Quello sicuramente, positivi nel senso buono, non al Covid, ecco.